Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Prima di tutto, due premesse. La prima, vi devo dire grazie di cuore perché questo è un mondo dove, specialmente online, tutto quello che viene fatto a livello estetico spesso viene, come si dice, seguito da critiche, commenti brutti, eccetera. Io sono sempre molto trasparente con voi. Su Instagram sapete tutto quello che faccio e poi ve lo ripeto anche qui. E quindi ieri sono andata a rifare le labbra dopo 2 anni e purtroppo sì, in questo momento sono gonfissime, ci sono i lividi, ovviamente ci vogliono una quindicina di giorni perché vadano a posto, fanno un po' male adesso come è normale, è una scelta molto personale, io non entro nel merito di chi fa cosa e perché, spesso si ha paura di mostrarsi con le labbra appena fatte perché appunto sono gonfie, sono tutte fatte, la gente dice canotti, bla bla bla, perché non sanno che purtroppo è un lavoro che si sistema nel tempo, no? E invece su Instagram siete state meravigliose, vi siete preoccupati perché se mi facevano male, mi avete scritto stamattina, ieri sera, complimenti, supporto. E questa è esattamente la community che io ho sempre sognato di trovare sul web e vi devo dire grazie per questo. E quindi ho deciso di essere qui oggi a girare il video anche se ho le labbra gonfie perché non volevo aspettare che si sgonfiassero poi per che cosa, come quando stasera ad esempio sono fuori con un'amica e non è che mi vergogno di farle vedere che ho fatto le labbra e si devono sgonfiare, non vedo perché vergognarvi con voi. E vi devo dire grazie appunto perché siete persone intelligenti, mature, rispettose e presenti e affettuose e io vi sono veramente grata dal profondo del cuore di questo. E questa è la prima premessa. Seconda premessa invece, questo video non vedevo l'ora di farlo, lo abbiamo fatto l'anno scorso, vi è piaciuto un sacco, quindi ho deciso di rifarlo anche quest'anno. E cosa sono? Vediamo insieme i 10 prodotti make-up più venduti in assoluto su Lookfantastic nel 2021 e vi dirò tutto quello che penso e ho molto da dire. Ovviamente il video è in collaborazione con Lookfantastic, li ringrazio tantissimo e li ringrazio di avermi fornito come sempre il codice sconto per voi. Non affiliato, che è tutta colpa di Giulia, tutto attaccato e tutto maiuscolo. Trovate tutti i prodotti citati giù in info box e direi di cominciare. Partì ovviamente dal decimo posto, arrivare al primo. Tra l'altro ho notato che ci sono dei prodotti che sono in lista già dall'anno scorso. Super comprati! Ovviamente poi faremo il video anche sui top seller e skincare e lì. Non potete capire cosa vi tiro fuori. Io sono scioccata dai risultati e anche da questi. Cominciamo! Decimo posto. Ovviamente i più venduti su centinaia di migliaia di prodotti che hanno, quindi al decimo posto dei più venduti c'è la By Terry Brightening CC Palette nel colore 2 Beach Bomb. Allora, io ho amato moltissimo la versione 1 di questa palette, ma di questa amo da impazzire i due blush. Ad esempio, adesso indosso quello rosa acceso. Le polveri sì, hanno questo effetto luminoso, molto stratificabile, questo profumo di rosa da svenire. Tuttavia, già quest'estate vi dissi che la terra di questa palette è molto rosata, ma sull'incarnato più caldo lo notavo meno. L'ho riprovata oggi, sono dovuta andare su con un'altra terra fredda perché sembrava avessi fatto bronzing con un blush. In più, nella versione 1, quindi nel numero 1 di questa palette, questo io lo potevo usare come illuminante. Questo invece è tipo troppo peschino per essere una cipria, ma troppo scuro per essere un illuminante e non ha abbastanza perla. Diciamo che per il mio fototipo, questa è meno sfruttabile della versione 1, ma amo talmente tanto i due blush che sono accesi, pigmentati, il rosa baby è da svenire. Il pesca è bellissimo, sono proprio accesi, visibili, eccetera, che io veramente la potrei comprare solo per questi due prodotti, perché li trovo bellissimi. Tridimensionali, bellissimi. Però dirvi addirittura la miglior palette viso del 2021, no, per me. Numero 9, e anche qua scioccata, ebbene sì, la Naked Urban Decay Wild West. Allora, questa palette, se riusciamo ad aprirla anche meglio, è sicuramente, a mio avviso, una delle più riuscite di Urban Decay. Nonostante, vabbè, questo discorso ve lo faccio dopo, ci arriviamo dopo. Comunque, devo dire che lo schema colori a me piace e di questa palette apprezzo particolarmente i matte. Ad esempio, Ghost Town per me è un punto di marrone cioccolato aranciato che posso svenire. Pigmentatissimo, bellissimo, wow. Come è molto bello anche Whisky, che è il suo marrone più scuro,
ed è bellissimo Tex, che è l'ottanio spinto di questa palette. Secondo me il punto di forza di questa palette sono i matte, ma a onor del vero, contiene anche un metallico che è diventato uno dei miei bronzi preferiti in assoluto, che è Hustler, che ora ve lo mostro. La bellezza di questo bronzo è qualcosa di wow. Guardate qua. E poi c'è l'altro metallico che è Bud, che è quello che si è visto di più sui social, che è comunque tipo un verde acqua, molto bello da stemperare e lavorare con l'ottanio. Quindi sicuramente questa secondo me è una delle palette più belle di Urban Decay oggi in commercio. La mia preferita, lo sapete, è la Honey. E direi che probabilmente subito dopo la Honey potrei mettere a pari merito questa e quella alla Fire, quella comunque con i rossi, quella calda che aveva la scatola come dei fiammiferi. Sono secondo me le più belle. Quindi sicuramente questa è una palette che io comprerei, ad esempio, anzi, ho comprato. E quindi insomma ne capisco l'acquisto, magari ecco. Nei primi 10 prodotti del 2021, forse no. Ovviamente qui non parliamo di usciti nel 2021, ma più venduti nel 2021. Ok, proseguiamo. E al numero 8 abbiamo un prodotto che io adoro. Anni che lo uso, non ho mai smesso di parlarvene e quindi sono d'accordissimo. Ed è il Radiant Creamy Concealer di NARS. Questo correttore è una certezza, è un correttore che io ho tenuto nel mio kit di trucco professionale per tantissimo tempo e tuttora lo uso. I miei colori sono sempre stati custard per l'occhiaia e vanilla per i punti luce. Adesso però sono usciti colori nuovi e devo dire che Chantilly, mi sembra, mi ci trovo molto bene con quel colore, quindi posso evitare. O crème brûlée. Ho il dubbio. Comunque quello subito dopo Vanilla, che fa parte dei colori nuovi. È un po' il mio colore perfetto, non ho più bisogno di comprarne due. Però per anni e tuttora possiedo questi due. È un correttore che ha una bella coprenza, direi medio-alta, sottile, non troppo matte, non segna troppo. È un correttore che io definisco trasversale. Cioè quel correttore che può veramente andare bene per tutti. Amatissimo. Io quando finisce lo ricompro. Ce l'ho sempre in casa, quindi assolutamente sono d'accordo con questa scelta. Poi al numero 7 invece, allora c'è la Translucent Loose Setting Powder di Laura Mercier. Questo è uno dei prodotti più amati worldwide sul web. La cipria proprio delle ciprie, se non ce l'hai non sei nessuno, tipo. Ora, a proposito, vi segnalo che nel caso voleste provarla, è uscita nel kit di Natale, fighissima, con un pack molto più bello di quello che ha di solito, perché guardate con tutto il tappo oro satinato. Beh! E poi c'è dentro il puff full size, che da un lato è tutto pelosino rosa e poi invece qua ha la viscosità tipica del puff Laura Mercier. Quindi anche una bellissima idea regalo, ad esempio, per una o un beauty addicted, o per provare la cipria. Insomma, secondo me questo è un kit molto bello, ma a parte il kit. Allora, io la cipria ce l'ho su in questo momento. Innanzitutto è molto più matte di come a me piacciono molto le ciprie levigante, ma non per forza ultra mattificanti. Io questa la trovo molto matte come cipria. Poi dipende anche quanto prodotto metti. È sicuramente una cipria levigante, ma non è una triple milled. Sapete che io amo le ciprie ultra micronizzate, come la Peach Perfect di Too Faced, come adesso sono innamorata della Dragon Beauty. È veramente super micronizzata anche lei. Mi piace quel tipo di quella cipria che la tocchi sembra quasi di toccare una crema, no? Questa è un po' più spessa per i miei gusti, nonostante non sia una cipria spessa. È una cipria che mi piace, non capisco tutto l'hype che ha Worldwide. È una cipria che, secondo me, almeno una volta nella vita vale la pena di essere provata, perché, ripeto, è amatissima, ok? Quindi una volta io la proverei, però dirvi che è tra le mie cipre preferite, no. La uso, sì, è la mia preferita, no. Poi un tempo c'era solo questo colore, adesso hanno differenziato, c'è anche quella più scura, poi c'è la versione luminosa e bla bla bla. Poi, dunque, 10, 9, 8, 7, 6, al sesto posto, un classicone, l'Epic Incliner di NYX. Allora, questo secondo me ad oggi è il migliore eyeliner drugstore in circolazione, pochi altri reggono il paragone, c'è però un problema.
A me non è mai capitato, ma ve lo segnalo perché delle ragazze invece me l'hanno detto. Mi hanno detto che a volte spancia dopo un po' che lo usi, cioè come se uscisse troppo colore. A me, io ne ho avuti tanti, a me non è mai successo, però ve lo segnalo. Esiste anche in marrone, il marrone è bellissimo. Mi piace perché è esattamente un dupe perfetto di quello di Kat Von D. Pennellino proprio in setola, sembra proprio un pennello. Si asciuga completamente matte, nerissimo, ottima durata, non viene via se lacrimi. Per il prezzo che ha è un grande eyeliner e anche senza il prezzo. Poi 10, 9, 8, 7, 6, 5 al quinto posto e qua arriva lo shock. Adesso vi racconto un segreto. Ad un'accademia che avevo fatto, sapete che finiti i corsi, accademie, fai gli esami, no? Che prevedono anche le prove pratiche. Io ero andata fiera come non mai a truccare con questa palette. E sto parlando della Naked 3 di Urban Decay. Ora, con tutto il ben di Dio che c'è su Urban Decay, su Fantastic, io mi chiedo come possa essere addirittura così alto nei top seller, ma evidentemente la gente ancora ama molto la Naked 3. Io l'ho riutilizzata oggi dopo letteralmente anni che non la usavo più. Dunque, è sicuramente una bella palette nei toni del rosa taupe e qui contiene uno per me dei più bei taupe rosati freddi matte del mondo, che è Nooner. Io l'ho adorato per secoli, è un colore particolarissimo per me, bellissimo. Però, dunque, innanzitutto gli shimmer non sono secondo me ai livelli degli shimmer che usiamo oggi. Sono molto secchi, molto crumbly, cioè si spezzettano un po'. Molti colori sono simili, tipo Liar, Factory, Mugshot. Sono tutti mugwai. Questi due poi sono praticamente identici sull'occhio. Cioè, sono tante varianti sul tema di colori che una volta poi sfumati. Ok. E infatti arrivo al punto, è una palette che tende un po' a sfumarsi via. Cioè, rispetto a come ricordavo, io nella piega ho 1, 2, 3 colori, quasi 4, e sembra che io abbia messo un mauve nella piega e un po' di scuro qua. Specialmente il colore Dark Side, che è quello che ho usato per la terza parte, ed è un bellissimo gunmetal in base viola. Questo qua, tipo, voi lo mettete, lo sfumate, scompare. Quindi diciamo che è una palette secondo me molto nostalgica, molto carina come idea perché mi piace molto il color scheme, ma secondo me a questo prezzo oggi sul mercato c'è di meglio. Cioè penso alle palette, non lo so, di Mitchell per dire, cioè dei metallici così, cioè c'è proprio un altro pianeta, non so se mi spiego. Tuttavia è anche difficile trovare sul mercato delle palette con questi toni cromatici. Ah, tra l'altro, vi segnalo che è uscita proprio il mese scorso la Naked 3 Mini e la versione mini, che sono tutti i colori nuovi, l'ho trovata tipo, i colori ovviamente sono quelli, cioè il color scheme è quello, anche se sono diversi, ma già molto meglio, perché ad esempio, nonostante non so perché ultimamente i metallici di Urban Decay siano diventati molto secchi, cosa che io non apprezzo, mi piacciono le perle pressate in acqua e in olio, mi piace proprio la percezione della perla che diventa quasi sciolta, no? Il metallo liquido tipo, però questi sono i metallici che sono comunque carini nei toni del rosa, uno più classico, uno più pescato. Poi abbiamo Right Time, che è un bellissimo, è tipo Nooner, ok? Molto molto simile, un pelo più scuro. Poi abbiamo Laced Up, che è la sua versione più chiara, tipo un mauve puro in base rosata per fare la transizione primaria. Il punto luce, che è un satin come nell'altra palette che ho sporcato. E poi abbiamo Spiced, che è la versione dello scuro della palette, ovviamente, però molto più pigmentato e più stabile nel pigmento. Paradossalmente oggi vi direi di comprare la piccola se volete togliervi lo sfizio di avere una palette per fare un trucco. Cioè, il trucco che ho fatto con la grande lo fate identico con questa. Perché lo mettete palpebra, punto luce, transizione primaria, secondaria e scuro. Viene identico a quello che indosso in questo momento, spendendo meno e avendo sicuramente un prodotto un po' più nuovo anche a livello di formula. Sì, direi che questo poi fondamentalmente è quello che ho da dire. Ad esempio, io trovavo il metallico troppo spento per i miei gusti. Mi piace il metallico, vi dicevo, un po' più brillante. E infatti, ho messo su un ombretto liquido. Questi qua, beh, sono i nuovi di Lisa Eldridge. Questa è bianca. Giusto per avere un po' di sparkle, un po' più di metallico brillante. Ecco. Poi, subito dopo, quindi al 1, 2, 3, quarto posto, un prodotto che capisco perché è lì.
ed è il L'Oreal Paradise Ecstatic Mascara. Mascara amatissimo, anche questo, super amatissimo. A me questo mascara piace, tuttavia si secca velocemente. È anche vero che per il prezzo che ha e il risultato che dà ci sta. Perché ha veramente un effetto stra super drammatico, un bellissimo volume. Ha uno scovolino che mi ricorda parecchio come Ideal Too Faced, Better Than Sex, però meno Clessidra. E ha un effetto proprio drama, volume, nero intenso. Per me è un bellissimo mascara. È vero, parte già con una formula densa, quindi può tendere a seccarsi prima, ma non costa 30 euro di un mascara Lancôme. Secondo me vale la pena di essere provato. È un mascara molto amato. Poi, veniamo alla top 3, al podio. Al terzo posto, un prodotto che abbiamo trovato anche l'anno scorso, non ricordo se sul podio o no. E sto parlando, niente poco di meno che, L'Everyday Essential di Real Techniques. Questo set è un classicone. Contiene i prodotti, i pennelli più famosi di Real Techniques. Abbiamo il blush brush, il pennello da fondo, il setting e il pennello da piega, quello cicciotto, più una sponge. È proprio un tipo gli essenziali per un trucco viso, diciamo, no? E anche perché a me questo, anche se loro lo chiamano d'ombretto, a me piace molto per il correttore, ad esempio, che si chiama Deluxe Crease. Questo qua per me è un bellissimo pennello da correttore. Quindi, ormai si dice che Real Techniques sia scomparsa, che nessuno ne parli più, però io ad esempio, certo, il setting brush ce l'ho sempre attivo. Io Real Techniques la uso ancora, trovo che sia un brand che fa pennelli sintetici low cost, assolutamente per alcune forme competitivi. Anni fa, quando uscì Real Techniques, non c'era niente di paragonabile a questa qualità, a questo prezzo. Siamo tutti impazziti. E in più, allora, le Pixiu, che sono le founder, ancora facevano video su YouTube, erano presenti sui social, e quindi le compravamo anche noi, super seguaci e amanti delle Pixiu. Quanto mi mancano i video delle Pixiu. Vabbè, comunque. Chissà perché hanno smesso. Vabbè, comunque. Però, se volete dei pennelli buoni e funzionali senza spendere troppo, e tra l'altro li scontate pure con il nostro codice sconto, io vi dico sì. Ad esempio, il 200, che è l'Expert Face, anche mi ricordo Mr. Daniel per anni lo ha usato nei suoi tutorial, l'ho definito un grande pennello. Io l'ho ritrovato in un kit di Real Techniques poco tempo fa e l'ho rimesso in uso, ed è continuo a dire che è un gran pennello da fondotinta. Quindi vi dico, secondo me sì, vale la pena. Poi, che meriti in essere nel top del podio dei top 3 del 2021 di Lookfantastic, per me no, ci sono cose più nuove, più. Cioè, la mia classifica, ad esempio, dei 10 prodotti che più ho amato su Lookfantastic nel 2021 sarebbe completamente diversa da questa, ma è anche il bello, no? Perché non è che la Giulia fa primavera. Questi sono i grandi numeri, infatti ero molto curiosa. Ok, proseguiamo sul podio e non posso che dire sì e ancora sì per questo prodotto. E sto parlando dell'All Nighter di Urban Decay. Ad oggi il setting spray, insieme a pochissimi altri, che rende il make-up veramente più long lasting quando lo usi. Tu spruzzi questo e il trucco dura di più, vedi proprio la differenza. Con molti setting spray ti tolgono la polverosità, hai la percezione di avere il make-up più adeso alla pelle, tu sì, tutto quello che vuoi, però non è che effettivamente tu veda che il trucco ti dura di più. Con questo. Io guarda, l'ho testato tante volte facendo la prova, no? Il giorno prima stesso trucco, il giorno dopo con setting spray, ti dura di più, è veramente un gran prodotto. E qui tra l'altro ho il kit di Natale, il Double Team, dove ci sono due tipo scontatissimi quasi al prezzo di uno, no? Quindi tanto vale. Veniamo al numero uno. Il prodotto make-up più venduto nel 2021 su Lookfantastic. Rullo di tamburo, che non so mettere gli effetti audio nei video, quindi ve lo faccio io. Questo era un rullo di tamburi nella mia testa, va bene. Maybelline Sky High Mascara. Allora, non mi stupisce affatto che sia questo, perché ha viralizzato talmente tanto sul web che è stato introvabile per mesi. Io l'ho fatto arrivare dal Tagikistan, potete averlo, no, sto scherzando, però veramente sono stata matta a cercarlo. Era introvabile, esploso su TikTok, poi su Instagram, poi tutti lo volevamo. Mi ricordo che un negozio qua a Parma di Tue ti faceva la lista d'attesa per farti chiamare quando arrivava in stock, cioè per dirvi l'hype che ha avuto questo mascara. Quindi ne avranno venduti 4 miliardi anche su Lookfantastic, immagino. Io l'ho usata anche oggi e devo dire che è un mascara che ha una grande curva d'apprendimento. Mi spiego meglio. È un mascara che, allora, all'inizio penso anch'io di essermi stata fatta un. Mi, di,
Mi sono fatta un po' condizionare dal fatto che fosse così famoso, così ricercato, e quindi pensi sarà bellissimo sicuramente, no? Quando poi lo riprovi a biglie ferme, noti anche che ha dei difetti, almeno per me. E vi dicevo che ci vuole una curva d'apprendimento perché all'inizio, se tu lo metti non pulendo lo scovolino e zigzaghi, ti fa ciak, 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 hai tre cioppi belli lunghi, belli dritti e buona, perché questo mascara tende non a dare la curvatura, ma a dare il volume, la lunghezza, quella sparata. Avete mai visto le ciglia finte? Quelle molto dritte e un po' a ciocche. Ecco, vedete, fa quell'effetto lì. Molto dritta, cioè un po' sparata e un po' a ciocche. Ma in più, se fai zigzag, te le attacca tutte. Ma se pulisci lo scovolino prima di metterlo, ok? E senza zigzagare, pettini le ciglia, l'effetto è molto più bello. Trovo di aver ottenuto un bellissimo risultato. E inoltre rimangono morbide, cioè non diventano dure, ok? E ora. A me piace molto il volume anche incurvato, il volume panoramico, quello che io vi definisco fluffy. Questo è un volume più dritto, ma l'effetto è molto bello, molto visibile secondo me. Quindi, mi piace? Sì. Addirittura da essere introvabile per mesi? No. Però, imparando a utilizzarlo, ho imparato ad apprezzarlo molto di più. Un'altra cosa che non amissimo di questo prodotto è che da struccare è un po' noiosello, però non spezzetta neanche a pagarlo. Non mi ha mai lacrimato, non mi ha mai spezzettato, non mi è mai colato. Ha veramente un'ottima, ottima durata. E è nero come la notte, nero come la pece. È veramente nerissimo. Very black. Bene, ora vi ricordo il nostro codice sconto, tutta colpa di Giulia, attaccate tutto maiuscolo, fino al 25% su una lista infinita di prodotti. Ah, tra l'altro mi sono fatta un regalo su Lookfantastic, lo volete vedere? Puntavo questo prodotto da 8 anni, da quando mi ricordo 3 o 4 anni fa, sempre Mr. Daniel lo usò in un tutorial. No, o forse non era Mr. Daniel, era quello che piace a me, quel ragazzo che adesso ha fatto gli anni make-up. Giulia coi nomi ultimamente in Dash, ed è il pennello di Surratt in medium. Ok, finalmente l'ho visto su Lookfantastic e ho detto: ok, Giulia, basta. L'hai voluto per anni. Quel giorno riuscivo a scontare, perché adesso non si va proprio. Dai, ok, e lo volevi per anni e regalatelo. E l'ho fatto. Questo pennello a fiamma famosissimo con cui veramente fai una diffusione degli esterni. Wow, adesso vorrei anche lo small, è tipo di seta, anche questo se non sbaglio è un marchio giapponese. Refr, guai che me lo tocca, migliori pennelli del mondo, ma questo è un gran pennello da sfumatura, una fiamma lunga con diffusione massima in punta, wow. E quindi me lo sono regalato, col mio scontino sono fantastic, credo di essere la più grande utilizzatrice del mio codice sconto, sappiatelo. Va bene, allora spero di cuore che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando, pollice in su e iscrivetevi al canale per non perdervi anche il prossimo sulla skincare. Ne vedremo delle belle, io ve lo dico. Ringrazio tantissimo Lookfantastic per aver collaborato con me a questo video. Mi raccomando, trovate tutti i link dei prodotti citati qua giù in info box. Basta cliccare la freccina a destra del titolo. Vi si apre un pezzo, cliccate altro e vi si apre tutto. Vi auguro una splendida serata. Vi voglio bene. Un bacio.